Buongiorno a tutti, buongiorno da lui. Ma è veramente cresciuto tanto. Non so se ve lo ricordate nei primi video, quando appunto c'era lui, no, quando ho iniziato a fare, quando c'era lui. Comunque, buongiorno a tutti, anche da me, scusate i miei capelli, scusate la mia voce, ma mi sono spezzata un po'. Comunque, allora, ho delle novità da raccontarvi. Allora, intanto, voglio dire che abbiamo ordinato la cucina nuova, quindi ora questa settimana che deve iniziare mi chiameranno per dirmi quando verranno appunto per montarla, perché poi dovrò prendere 2 giorni di lavoro, perché un giorno devono venirmi a montare la cucina e l'altro giorno viene l'idraulico a farci tutti gli allacciamenti, tanto poi non so se vi ricordate com'era, comunque tanto poi vi faccio vedere più o meno come viene. Quindi rivedrete questa che c'è adesso, poi vi faccio vedere anche quella nuova, quella che insomma che ci verranno a montare. E poi vi devo dire anche un'altra cosa, però intanto parto dalla cucina. Comunque abbiamo già fatto anche la settimana bianca, è stato bellissimo, come sempre. Il ginocchio a me è quello dove mi ero fatta male, ma un po', un attimo, un po' scombussolata, però niente di che, ho preso una tapirina, Voltaren, messo la fascia e sono ripartita tranquillamente, cioè, quindi non ho nulla di che. Tra l'altro io ancora non sento l'allergia, anche se in realtà, guardate quanto è bello questo albero che c'ho qui davanti. Ora, se riesco a mettervelo un po' più vicino, forse sarebbe meglio. Mi ricordo nemmeno com'era il tasto, però ok. D'accordo, ecco così. No, non si vedono i fiori. No, niente. Vabbè. Comunque, c'è fiori viola quest'albero qui, forse lo si vede. Non lo so, vabbè, comunque. Niente. Io per il momento non la sento l'allergia. Comunque, abbiamo comprato anche un'altra cosina molto bella. Abbiamo comprato finalmente il Dyson, perché ovviamente con questo signorino qui era impossibile praticamente aspirare. Comunque, allora, questo è, non fate caso al casino qui sopra, ma devo rimettere assolutamente a posto. Ah, prima di dirvi della cucina, oltretutto sono stata dalla veterinaria e ci ha detto che è un po'. Scusate un attimo. Zac, lasciati stare la zampa, bravo amore. È un po' magro per avere 17 mesi, infatti gli si è aumentata la dose di mangiare. Poi deve prendere una pasticca ogni mese per la profilassi. Boh, non mi ricordo, per la smaniosi, non mi ricordo, insomma. E poi deve prendere anche questo qui, questo integratore se non sbaglio sono per le articolazioni o le cartilagini, non mi ricordo, o tutte e due, non me lo ricordo bene. Comunque, passiamo alla cucina adesso. Allora, questa è la cucina vecchia, ovviamente che poi andrà smontata tutta. Inizieremo poi dall'isola, ora il prossimo fine settimana inizieremo da qui dall'isola e praticamente leveremo tutto quello che. Forse se stai facendo la luce, forse vedresti meglio, penso. Vediamo. Non lo so però, ok, dicevamo, scusate, ma stavano chiamando da Milano, pubblicità di cacchio. Comunque, allora, vi dicevo qui, ok, adesso vedete meglio. Qui inizieremo a smontarla questo fine settimana, cioè il prossimo fine settimana che verrà, perché questo mobile qui va via. Poi, qui praticamente va via tutto. Allora, qua giù. Questo mobile qui non ci sarà più, chiaramente,
I fuochi non saranno più questi, ma saranno A5, quindi arriveranno qua giù praticamente. E il piano cottura è nero, come il piano cottura e il piano da lavoro anche nero. Poi qua su ci saranno i mobili, sì, però quelli a non quelli con le ante, quelli si aprono per così per intendersi. Poi ci sarà il lavello più grande, nero sempre, con questo qui il miscelatore sempre nero, tutto rigorosamente nero con noi. Le mattonelle resteranno perché comunque è un lavoro grosso da togliere, poi devi rimorare, insomma devi fare un casino, devi toglierle, rimbiancare, insomma, poi tutte varie, insomma, quindi è complicato. E sarà solo una buca senza lo sgocciolatoio perché tanto non ci servirà niente. Poi ci sono. Guarda se ci sono i cassetti oppure le ante, non mi ricordo comunque. Poi qui non ci sarà più il frigo, ma ci sarà la lavastoviglie che poi penso ci andrà sopra la macchinetta. Preso, non lo so, poi vedremo. Poi di qua sotto la finestra qui ci va il piano normale, piano da lavoro. Poi qui in questa parete qui ci va la colonna alta fino alla finestra praticamente con il microonde e il forno incassato e di qua ci va il frigorifero a incasso praticamente. Che questa parete qui oltretutto lo scoprì il geometra, si intravedete qualche cosa qui perché ve ne devo parlare. Comunque il geometra quando venne a prenderci le misure qui diceva che questa parete qua, tutta questa, è stata costruita torta. Cioè, nel senso che quando hanno costruito questa casa qui, tutte le pareti erano fatte bene, questa qui invece è praticamente storta, nel senso, ora vi faccio vedere, cioè vi faccio vedere perché ve lo spiego perché non si vede. Allora, la parte qua è più in fuori, mentre la parte di qua è più in dentro. Per intendersi. Comunque, adesso vi volevo parlare di una cosa per cui sto lavorando. Fisicamente vi volevo parlare, perché sono messo con acceso? Oh, vabbè, anche perché ci sono 17 gradi 8. Poi mi devo subito mettere a cuocere le verdure, sennò quell'altro mi uccide. Comunque, sto lavorando con i con Rocher, allora, i Ferrero Rocher, intendisi, vi spiego un po', è un'azienda che vende prodotti, quindi adesso vi faccio vedere i prodotti che ho io, e poi ve li spiego un po' più o meno vagamente perché comunque li sto ancora provando, però mi sto trovando bene, anche se uno non l'ho ancora provato, sinceramente. Ora ve li faccio vedere, poi se interessano prodotti, se li volete provare o li avete già provati o vi trovate bene, fatemelo sapere che giù nell'info box comunque vi lascio sia tutti i link delle mie pagine dei social, sia quella personale che quella appunto dove posto tutti i prodotti. Poi in più vi lascio anche il link del catalogo nell'info box nel caso qualcuno volesse dare un'occhiata. Comunque. Allora, questi sono tutti i prodotti e partirei da questo, che questo veramente è un, diciamo, un shower gel per sotto la doccia, praticamente è come se fosse un bagno schiuma, ma profumatissimo, ma veramente buono. Poi c'è questo che è fatto a crema sempre sotto la doccia, ma anche questo è buono. Questo è credo alla mandorla. Mentre questo è ai fiori, insomma un po' misti di fiori. Poi c'è questo sapone mani alla mela verde, che questa era una edizione limitata, cioè un'edizione di Natale. Allora, questi quattro qui mi sono stati regalati, questi li ho comprati io.
La mela verde è molto buono, questo ti rende le mani molto morbide, ma come anche questi due rendono la pelle morbidissima. Io facevo il mix, questi quattro prodotti li ho portati tutti in montagna. La sera mi lavavo le mani con questo, prima di mangiare, poi anche prima di andare a letto, e poi mi metto la crema, che lo faccio tuttora, nel senso, però ancora questi due non li riuso perché devo finire quello che ho nella doccia, ma siccome era troppo ingombrante perché il boccione è quello grosso, avevo portato questi due in montagna, facevo il mix ma ti rendono la pelle morbidissima. Comunque, si rende la pelle morbida e poi c'è la crema abbinata al sapone mani, anche questa è la mela verde, sempre dell'edizione di Natale, e rende la pelle morbidissima anche questa. Comunque, adesso passiamo ai prodotti ISO. Questi sono mani e questi sono corpo praticamente. Allora, in realtà questa crema ancora non l'ho usata, che ci avevo da finire quella che avevo, però questa è idratante e lenitiva, molto, credo sia buona, più o meno sarà come quella che avevo, quell'altra. Poi ho preso la crema viso, scusate, la maschera per il viso, maschera purificante, molto buona questa, è molto 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 buona. Vi rende la pelle non pulita, non liscia, ma di più, veramente. Ora vi faccio, ho appena fatto, non ho fatto la maschera, però ho fatto il lavaggio viso con il gel che ora vi faccio vedere, però adesso la pelle è più pulita, liscia e più luminosa, molto buoni, validi e validissimi questi prodotti. Vi garantisco che ne vale davvero la pena di provarli. Allora, poi ho preso questo gel depurificante che alterno sempre a questo qui, che questi sono dei set praticamente. Questo qui è un set e questo è un altro set, questo non c'entra niente. Allora, questo è il gel purificante che alterno sempre a questo, faccio uno e uno. Diciamo che il giorno faccio più questo e la sera faccio quello rinfrescante. Questo invece è ultra rinfrescante. Validi tutti e due, hanno un profumo eccezionale. Questa maschera si asciuga in un baleno sul viso, veramente. L'applicate e si è asciugata. Poi, questo è il tonico idratante, abbinato a gel ultra rinfrescante, buonissimo anche. Ha anche un buon odore. Poi c'è questo che è l'acqua micellare purificante 2 in 1, che è abbinata al gel purificante. Anche questa, ovviamente, quando faccio questo qui uso quella, e quando faccio questo qui uso questa, per intendersi. Quella maschera invece io non la faccio quasi mai la sera, cerco di farla sempre la mattina, poi raramente succede anche la sera, ma adesso d'essere un caso che io faccio la sera, non mi piace tanto fare la sera. Oltretutto una mia collega l'aveva dato anche, questo era appunto il catalogo, quello di questo qui, della mela verde, ma una mia collega mi aveva dato anche, no? Tutti montanti campioncini da provare, cosa che ancora ovviamente non ho neanche provato tutti qui ancora. Poi li proverò, se non sono già scaduti, ma non credo scaduti, non lo so, devo vedere. Adesso mi metto a cuocere le verdure, anche perché sono le vabbè, 10 all'11, presto ancora, metto via i prodotti che vi ho fatto vedere, poi mi metto a cuocere le verdure. Comunque veramente ho la pelle non pulita di più, veramente. Fatemelo sapere se volete appunto provare prodotti o dare anche solo un'occhiata, comunque fate voi. Una cosa mi sono dimenticata di dirvi all'inizio del video: se vi è piaciuto il video, scusate, stamattina proprio sono sfocata.
scusa proprio. Se vi è piaciuto il video, mi raccomando, lasciatemi un like e attivate la campanellina che trovate, così non perdete nessun altro video. Adesso mi metto a pulire le verdure, che forse è meglio, anche perché devono cuocere un'oretta almeno, così per mezzogiorno forse sono pronte, quell'altro non mi rompe più i cosiddetti. Una cosa mi sono dimenticata di dirvi dei prodotti, non riguardante se ti voglio provare cose simili, nel senso che vi ho mostrato quelle lì, però me ne volevo mostrare altri, ma non ce li ho purtroppo perché li ho ordinati. Quindi comunque sono un siero, uno shampoo e un balsamo lisciante per i capelli, visto che l'ho preso per il viso, adesso proviamo per i capelli, visto che ho anche per il corpo adesso ho voluto provarne altri, quindi poi vi faccio sapere comunque cosa ne penso. Se mi interessa fine prodotti vi faccio la recensione, fatemi sapere voi se vi può andare bene, se vi piace come idea, insomma. Se avete anche qualche idea, cioè nel senso se volete vedere qualche video o cose simili, non so, fate voi, fatemelo sapere con un commento sotto al video. E in più, se vi va, possiamo fare anche un rispondere alle vostre domande. Lasciatemi sotto l'ultima foto, sotto l'ultima foto nel mio profilo di Instagram, quello però mio personale, che è Dolce Chicca. Sei Dolce Chicca, perché quell'altro è quello per il lavoro, sotto l'ultima foto. Ah, sì, sotto l'ultima foto dei prodotti, tanto. O se no, sotto a questo video, lasciatemi le domande e io poi vi risponderò nel prossimo video, in un altro. Allora, vediamo un po'. Comunque, fatemi sapere. Allora, non fate caso a me, non mi faccio, ma sono svegliata da poco, adesso sto andando a lavorare. Nel frattempo c'è un gatto nel piazzolino, nel piazzolino, però va bene. Tra l'altro ci hanno cambiato anche il numero civico e la via qui a casa. Non ho per niente voglia di andare a lavorare, ve lo giuro, non ho voglia assolutamente, però purtroppo devo andarci. Oh, mamma mia, vabbè, ci vediamo dopo. Allora, sono tornata a casa, parlo a bassa voce perché Marco è già a letto che dorme. In realtà sono già tornata da un'oretta abbondante, ho già portato fuori il bambino, gli ho già dato da mangiare. Adesso stavo guardando un po' di televisione, ma vado a letto anche io, anche perché domattina alle 8:30 c'ho la sveglia, perché poi alle 10:30 entro al lavoro, però prima di andare a letto faccio la pulizia del viso e poi vado a letto. Quindi non fate caso ai miei capelli, l'ho già detto anche stamattina. Mi raccomando, lasciatemi un pollice in su per questo video. Mi raccomando, attivate anche la campanellina per non perdervi nessun altro video. Commentate con un commento qui sotto. E niente, ricordatevi di farmi sapere se volete un mask, rispondo alle vostre domande almeno, lasciatemelo sotto a questo video, fatemi sapere anche se vi interessa qualcosa dal catalogo che poi trovate giù nell'info box, dove trovate anche tutti i link ai miei social. Vi mando un enorme bacione, vi mando un bacio anche Marco e Piccino, ci vediamo al prossimo video, ciao!